L'organizzazione di questo triathlon di Mazara ci sta comportando un bel lavoro, però siamo convinti di aver fatto del nostro meglio per la riuscita di questa manifestazione. Già l'esperienza degli anni passati ci ha fatto capire quali sono le cose da migliorare. Penso che ci stiamo riuscendo, speriamo bene. Speriamo che tutto vada bene, che non ci siano problemi per quanto riguarda il tempo e la viabilità soprattutto. Terza edizione del Triathlon Olimpico 3.0 a Mazara del Vallo, un evento che abbiamo sposato e sponsorizzato fin dal primo momento e che è cresciuto molto negli anni. Anche quest'anno circa 200 atleti provenienti da tutta Italia e anche da molte città straniere parteciperanno a questo evento meraviglioso, che è un evento di sport ma è anche un evento sociale e soprattutto un evento che ha portato numerosissimi visitatori nella nostra città. Quest'anno c'è una novità importante che è quella della scelta della location, che sarà proprio la spiaggia in città, e quindi per la prima volta questi numerosissimi atleti partiranno con la prova di nuoto nella spiaggia in città e quindi nell'acqua antistante la scalinata di Piazza Mocarta. Ci sarà la prova di bici che verrà svolta all'interno del nostro lungomare e la prova di corsa che verrà svolta all'interno del centro storico, quindi un'ottima location, una ottima e numerosissima presenza di atleti, un evento che porta sicuramente turismo della nostra città e un evento che sicuramente noi vogliamo come amministrazione promuovere e sviluppare sempre più negli anni. Oggi siamo qua a questa conferenza stampa per quanto riguarda il triathlon di Mazara, il terzo anno. E un ringraziamento mio e l'intero consiglio comunale va alla PAM di Mazara, che anche quest'anno fortemente ha voluto organizzare questo bellissimo evento. La novità di quest'anno è la nuova location, che infatti gli atleti si butteranno in acqua nella spiaggia in città. E il numero di partecipanti fa capire tanto che questa manifestazione già continua ad avere un grosso successo. E abbiamo verificato pure che tutte le aziende mazzarese, che parlo in questo momento dei B&B e degli alberghi, sono pieni grazie a questo flusso di persone che si recherà a Mazara del Vallo. Un ringraziamento particolare vanno a tutte quelle aziende che hanno partecipato, hanno contribuito affinché questa manifestazione possa avere l'ottimo risultato. Ci siamo pronti, il titolo olimpico di Mazara del Vallo è arrivata già alla terza edizione e ogni anno si fa sempre meglio, ma maggiori sono le adesioni, perché comunque sia la gara in questi due anni è stata organizzata benissimo. Quest'anno abbiamo una nuova location che sarebbe la spiaggia in città. Il tempo, anche se domenica sono previsti 30 km di vento, non abbiamo problemi perché il braccio del porto copre la zona di nuoto e quindi il mare sarà piatto, ci sarà solamente un po' di vento sul lungomare. Quest'anno il percorso sarà nella frazione swim, nuoto, due giri da 750 metri, dopodiché si uscirà dall'acqua, si salirà la scalinata, quella con la ceramica, in Piazza Mocarta sarà posta la zona cambio, da lì gli atleti prenderanno la bicicletta e andranno a fare 40 km sul lungomare, che va dalla scalinata fino al Chi, andata e ritorno, sono 6 giri in totale. Finiti 6 giri riposeranno la bicicletta in Piazza Mocarta e andranno a fare 10 km per il centro storico, ogni giro sarà di 2,5 km, per cui per un totale di 4 giri. Per adesso abbiamo 180 partecipanti, ma pensiamo di arrivare oltre i 200 perché le iscrizioni scaderanno stasera alla mezzanotte. Porto i saluti del Comitato regionale, che da tanti anni appoggia questa meravigliosa manifestazione. Io in particolare sono legatissimo perché l'11 luglio del 1999 si è svolta la prima gara di triathlon in provincia di Trapani, e quindi da Mazara del Vallo con il triathlon Morgana Sprint è iniziata la storia del triathlon in provincia di Trapani. Si sono susseguite tantissime manifestazioni sulla distanza olimpica. È una gara che da sempre ha attirato i migliori triatleti siciliani, testimonianza che domenica sono in gara i più forti triatleti siciliani, nessuno escluso, quindi ci sarà una manifestazione veramente da guardare e sicuramente data il punteggio rank a cui è stato attribuito a questa gara, sarà modo per tutti quanti di acquisire dei punteggi che valgono ai fini del campionato italiano di società.
Il percorso, come avete visto, quest'anno sarà altamente spettacolare, perché il discorso che la gara si svolge nel centro storico, cosa che difficilmente nelle nostre manifestazioni questo può avvenire, perché di solito onde evitare intralci veicolari si scelgono sempre dei percorsi dove difficilmente si trovano spettatori che possono assistere alla manifestazione, quindi già la prima volta che si svolge una tipologia di questa gara nel centro storico di Mazara, questo fa sì che eleva di tantissimo il target della manifestazione.